Innovazione e competitività delle reti di imprese e sviluppo, cluster o distretti industriali come dir si voglia. Toscana e Germania si sono parlate a Villa Fabbricotti a Firenze per trovare la via a politiche industriali comuni nel vortice di una crisi, quella italiana, che continua a mordere e taglia il fiato anche alle imprese nostrane. Toscana e Germania, due regioni europee con sistemi economici simili, la prevalenza di manufatturiero, ma che vanno a velocità diverse. Toscana Promozione cerca di metterle in comunicazione. Noi stiamo lavorando molto, ripeto, sia sulla attrazione degli investimenti, quindi stiamo cercando di presentare una Toscana diversa, una Toscana che innova, una Toscana che fa molto ricerca. Stiamo ovviamente sostenendo le esportazioni tradizionali della Toscana, ovviamente a partire dal vino, dall'alimentare. È emerso molto chiaramente come l'integrazione tra commercio, investimento e sviluppo di competenze costituiscono tutta una politica economica. Quindi credo che questo sia un percorso che la Toscana dovrebbe seguire. L'introduzione ai lavori affidata a Simoncini, l'assessore al lavoro, ha ricordato l'impegno della Giunta regionale a mettere in piedi entro giugno un sistema di promozione unico della Toscana attraverso la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione degli interventi. Simoncini ha sottolineato l'impegno a una definizione dei POR, i programmi operativi regionali, entro ottobre prossimo, ma ha lamentato il ritardo delle procedure europee di definizione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020. Giusta la direzione della Toscana, secondo l'ex ministro Francesco Profumo. È messa abbastanza bene rispetto al panorama italiano, perché ha fatto alcune scelte, probabilmente sono ancora troppe. Bisognerà andare un po' ad asciugare quelle che sono le specializzazioni e le priorità di questo territorio, coordinandole con le altre regioni italiane. Da questo punto di vista, una parte di lavoro preliminare è stato fatto attraverso i cluster, che credo che siano la struttura alla quale dovremmo far riferimento nei prossimi anni per poter effettivamente definire una strategia di paese che tenga però in stretta considerazione quelle che sono le priorità dei territori. Spesso la preoccupazione, o almeno uno dei pungoli da parte appunto dei media, è quello dove vanno a finire poi tutti questi soldi dei bandi. Vengono veramente utilizzati per l'innovazione, per lo sviluppo, oppure si perdono nei rivoli della burocrazia? Beh, insomma, c'è anche tanta burocrazia che incomincia dall'Unione Europea e poi viene articolata dal governo italiano e dalle regioni, quindi effettivamente la gestione poi dei progetti dal punto di vista burocratico amministrativo è molto difficile e impegna risorse. Comunque ci sono anche gran parte delle risorse comunque sono utilizzate per fare in modo che ci sia dei rapporti più sistematici fra il sistema delle imprese e il sistema della ricerca pubblica. La crisi sicuramente fa la scrematura, la sta già facendo. Non solo, ma gli imprenditori stanno capendo che se non fanno qualcosa di diverso, continuare col modello degli ultimi anni è perdente, moriranno. E quindi la ricerca di nuove vie è un must, è un obbligo. E ovviamente questi strumenti, che come diceva Marco Bellandi, devono ancora essere oliati, messi a punto, sono probabilmente uno strumento, e forse il partire da un sistema più lasco, meno organizzato, come in questa fase di studio, forse è meglio rispetto al sistema tedesco, che dopo tanti anni è già molto strutturato e come sempre ben organizzato.